È ufficialmente cominciata la festa vera e propria. Ad Assisi, per 4 giorni consecutivi, si parlerà solo di Calendimaggio, l'evento più atteso dell'anno da tutta la città. Parte di sopra e parte di sotto si confronteranno. Come ogni anno, e solo una delle due parti vincerà il Palio 2017. Oggi pomeriggio il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ha consegnato le chiavi al maestro de campo, dando il via alla manifestazione. Prima della consegna delle chiavi è stata effettuata la benedizione dei vessilli per la parte di sopra nella cattedrale di San Rufino, per la parte di sotto alla basilica superiore di San Francesco. Dopo il suono della campana delle laudi, la partenza da piazza Santa Chiara del corteo dell'ente Calendimaggio fino alla piazza del Comune, dove è avvenuta la consegna delle chiavi e un primo assaggio con il pubblico dei cortei. Giovedì 4 sarà la volta della Madonna Primavera, venerdì lo spettacolo e il corteo della sera, sabato 6 maggio la sfida, il canto e l'assegnazione del palio alla parte vincitrice.